Talk World. Oggi siamo in una nuova recensione dove ho il piacere di presentarvi un modem Asus di fascia media. Parliamo del DSL N14U, un modem N300, tantissime specifiche. Allora, andiamo a vedere un attimino la confezione di vendita, che è questa, 3 anni di garanzia. Abbiamo wireless a velocità 300 megabit, una porta USB 2.0, la possibilità di creare i reti guest, fino a 4 reti guest, la possibilità di fare un download di un file direttamente sulla chiavetta inserita nel modem a PC spento, infatti PC off downloading. L'AirCloud, che è un'applicazione praticamente disponibile sia su ambiente Apple che su ambiente Android, che dà la possibilità di sincronizzare tutti i dati tra smartphone, PC e quant'altro direttamente su un hard disk che collegherete nel modem router. Qui ancora vengono riprese le specifiche, questa è una breve descrizione di quello che è la configurazione della linea internet, quindi vedete dovete collegare i vari modem eccetera, dopo vi faccio vedere anche l'interfaccia di gestione. Questa è la pubblicità riguardante lo smart cloud di Asus, vi dà un DDNS, quindi non dovete preoccuparvi anche se siete fuori serie. Qua le specifiche tecniche, le antenne si possono staccare, ma di questo ve ne parlo dopo. Si inquadra in questa categoria, vado un po' veloce se no faccio recensioni lunghissime, N300, ci sono altre categorie avanti, quindi diciamo, perché non è l'ultima categoria, non è di fascia bassa, però direi che questo è un modem di fascia media, costa intorno ai 35 euro. Andiamo a vedere, all'interno della confezione troviamo il CD per l'installazione rapida, per quelli un po' per chi non è addetto ai lavori, la VIP Warranty Notice, che praticamente dà il terzo anno di garanzia. Basta, la confezione è finita, mettiamola un attimo da parte, vi parlo poi delle specifiche tecniche che ho tralasciato con il modem sotto mano. Mettiamo un attimo da parte, andiamo a vedere il prodotto e l'alimentatore da parete, 12 volt, uscita 1 ampere, non lo vedete ma ve lo dico io, fidatevi, vediamo se riusciamo a far mettere a fuoco alla camera. Qui non so se si vede, vabbè, comunque 12 volte 1,5 ampere. Andiamo a vedere il prodotto. Gli ho cambiato le antenne, gli ho messo delle antenne che avevo a casa perché la confezione che mi è arrivata non aveva le antenne del prodotto. Boh, si vede che qualcuno, qualche recensore prima di me se le è intascate. Andiamo a farvi vedere che le antenne si possono rimuovere, infatti c'è il connettore RP-SMA presente. Andiamo a vedere dietro il prodotto, abbiamo le 4 porte Ethernet 10/100, quindi sono delle fast Ethernet, non delle gigabit Ethernet. Abbiamo la porta RJ11 per la DSL, il tastino di VPS, Wi-Fi on off, VPS molto comodo per configurare per esempio i range extender, che ne ho recensiti davvero tantissimi, si preme una volta e il tasto di VPS, andiamo a tenere premuto, attendiamo che la spia del wireless si spenga e funziona appunto per spegnere anche il wireless. La porta USB 2.0, anche se vedete il blu dentro, vi assicuro che è 2.0, è l'ingresso per l'alimentatore, abbiamo anche il tastino di on off del prodotto, voi direte ma che me ne frega, non tutti i modem ce l'hanno, e il buchettino per il reset. Il prodotto è molto bello, come potete vedere qua, vabbè, qui ho le mani sudatissime, è una sorta di serigrafia, quindi non è liscio. Qua sopra ci sono le spie, abbiamo la spia dell'accensione, quella quando rileva sostanzialmente la DSL, e quando abbiamo internet questa si accenderà, la spia del wireless, le 4 porte Ethernet e la porta USB. Andiamo a vedere un attimino qualche specifica tecnica di questo prodotto. Abbiamo appunto una porta RJ11, che è sostanzialmente quella di Inter, abbiamo le 4 porte Fast Ethernet 10/100, 2 antenne intercambiabili, wireless in categoria BGN, 13 canali anche con lo standard ETSI dell'Europa, abbiamo poi l'ADSL fino a 24 megabit, insomma poi tutte le altre specifiche che tutti i modem hanno. Misure interessanti perché abbiamo 190x123x35 di spessore e un peso di 314 grammi. È davvero leggerissimo ed è praticamente qua a fianco, vedete che è tutto aperto, perché no, qua dietro no, scusate, qua sotto è aperto, anche sotto qui è aperto per far areare bene il prodotto. Vi parlo un attimino, prima di lasciarvi alla presentazione della pagina, che è quella che poi vedrete tra l'altro quando lo accenderete, vi voglio parlare un attimino di specifiche
di specifiche tecniche. Allora, un attimino che vado a prendere le specifiche tecniche. Intanto vi posso parlare di wireless. L'ho provato per circa un buon mesetto abbondante. Vi posso dire che a livello wireless prende davvero bene, nulla di particolare. Andiamo a vedere le specifiche tecniche. Monta una CPU Ralink RT6335 da 500 MHz, una flash da 16 megabyte, 64 megabyte di RAM in DDR1, il chipset del Wi-Fi è un RT5392 in VGN, le antenne sono MIMO, RT invece 63365, il chipset per quanto riguarda la parte Ethernet, che ripeto essere un 1100 e non un 1100 1000, 4 MB la memoria RAM per quanto riguarda il comparto della DSL. Insomma, un prodotto che devo dire essere abbastanza interessante, nulla di particolare, è un prodotto di fascia diciamo medio-bassa, quindi vabbè, che dire. Sto aspettando che mi mandino qualche prodotto un po' più strong, un po' più performante. Vi lascio giusto 4 minutini alla recensione della pagina di configurazione. Grazie e ciao al prossimo video da amici di Alessandro Tech World.